grande distribuzione e poi noi edicole vediamo i tagli. E quindi il cliente viene, ci chiede la copia, magari noi l'abbiamo finita perché abbiamo avuto il taglio, e cioè loro mettono in mercato sempre quel tot di copie. Esatto. Però poi per coprire, ecco, la grande distribuzione, io capisco che poi i distributori si trovino in difficoltà, e quindi a chi tagliano? Tagliano al piccolo, giustamente. Cioè, giustamente, non è giusto, però il ragionamento è quello. È solo che il cliente che va al supermercato, sì, però preferisce venire, essere consigliato, e quindi è normale che poi sulla grande distribuzione, grandi vendite, non ce ne sono. Dovrebbero, ecco, fermarsi un attimino e riflettere che forse la piccola distribuzione non è poi così da demonizzare. Certo, no, tu hai parlato sicuramente di un aspetto importante, perché questi patti che ci sono con le grandi catene di distribuzione obbligano, di vendita, scusa, quindi supermercati, grandi magazzini e così, obbligano i distributori, proprio per la forza del contratto, a dirottare in quella direzione. Risultato: le copie in più non ce ne sono, la vendita non c'è, vengono sottratte alle edicole che vocazionalmente invece potrebbero vendere un numero comunque sempre consistente di giornali, e spesso il cliente, è capitato anche a me, va all'edicola in un orario normale, ma anche presto al mattino, e non trova le copie del giornale semplicemente perché non ne sono arrivate o sono state sottratte e messe in altri canali di vendita. Dunque, una curiosità, una piccola curiosità, Angela, se ti va di rispondere: tu vieni sempre dal commercio o da un altro settore? Da un altro settore, ecco, ho cambiato completamente. Ecco, ti aspettavi una situazione, diciamo così, non drammatica, ma così sbilanciata a sfavore degli edicolanti? No, sinceramente no. No, perché appunto è la stessa risposta che ho dato io. Sì, vai. Pensavo ci fosse più interesse da parte degli editori per le edicole. Invece c'è totale disinteresse, si punta alla grande distribuzione, quando poi i risultati non sono soddisfacenti lo stesso. Certo, ecco, ti sta squillando il cellulare, quindi possiamo tranquillamente aspettare. No, è mio marito. Ah, ecco. Può aspettare lui. Può aspettare. Va bene, Angela, senti, noi ti ringraziamo di questa simpatica presenza. Ci risentiremo più avanti, speriamo, allora, con un portavoce eletto regolarmente da voi, edicolanti della provincia di Grosseto. E comunque siamo qui eventualmente per darti una mano, appoggiarti in questa tua idea di poter anche presentare dei libri presso l'edicola di Grosseto. Grazie ancora. Va bene, grazie a voi. Grazie. The Midwest, I'm T-Cash, and they better have a big check for me to cash. It better be worth it to beat up on a track. All the fellas pop your collars and ladies can lean back. I'm out to make a good night, even better if the chick is looking good, right? I'ma get her, I'ma let her in the limo. Her friends can come with her, they can kick it with my crew, get comfortable a little. It's off to a penthouse type of suite, so you better be a penthouse type of freak. If you got no physique, girls, you got some courage. Only chicks checking in is who got them curves. This is how I'm playing now, I just go and lay it down. Y'all wanna speak my name and say it loud. I'm sorry, not about to be a party. Got a sold out show and it already started. Better let them know I got a mess of flows, and I rap marathons and accept the goals. And I'm better under pressure, so don't question tone. Haters got a lot to say, but I don't sweat them, no. So this is how I'm playing now, I ain't even playing now. They just keep on hating it.
keep on hating now when I'm all about my dough stacks. In the club on the low, getting blowback. You better know that. This is how I'm playing now, I ain't even playing now. They just keep on hating, they can keep on hating now when I'm all about my dough stacks. In the club on the low, getting blowback. You better know that. 55,000 strong in the stadium, 65,000 now. Before I play for them, I'll have people jumping out their damn seats, yeah. Passing up security to say what's up to me. And the ladies get to choose their flavor of love. At the bar backstage, get your favorite one. Cause it's schnapps on the rocks or an apple pucker shot. In the back of a limo, candy painted butterscotch. I'm the boss, I'll floss if I want to. If that's your broad, I'll gawk if I want to. And by the looks of it, she ain't trying to argue. She wanna slip away and come and sit with our crew. I'm back on the road again, back with my flow, and then I'm back to get back at these rappers. I can't hold it in no longer. I told you way back when I was younger, every breath breathe hunger. I'll be leaning around the corner like this is how I'm playing now. I ain't even playing now. They just keep on hating, they can keep on hating now when I'm all about my dough stacks. In the club on the low, getting blowback. You better know that. This is how I'm playing now. I ain't even playing now. They just keep on hating, they can keep on hating now when I'm all about my dough stacks. Lebanon. Where have you gone, my flower of Lebanon? I have gone upon the breath of my maker. Where have you gone, my pretty young maid? The sun is at rest and the table is laid. I have gone to seek the source of this red river. Strings of memory and rust. Come home, my flower, where your trust I am keeping. For the kettle is crying, the candles are weeping. I have gone to tally the bones of the unjust. I have loosed the chains of certainty and trust.
gone, my flower of Lebanon. Oh, where have you gone, my flower of Lebanon? I have gone to heed those firstborn cries. I have gone to know how the sun feels to leave the sky. I have gone to sleep and dream endlessly of you. Ancora in studio Fabio Sebastiani dalla redazione di Radio Rete Edicole. Chiudiamo qui la nostra programmazione quotidiana. Avete appena ascoltato il collegamento con il Sinagi. Oggi abbiamo avuto ai nostri microfoni Angela Terramoccia, che è rappresentante in qualche modo, anche se non portavoce, del Sinagi di Grosseto. Poi ancora abbiamo avuto tante interviste questa mattina, a partire da Pino Tripodi, autore del libro Per sempre partigiano di Derive Approti, che abbiamo presentato nel nostro spazio dei libri, appunto il libro aperto alle 10.40. Alle 11 abbiamo mandato in onda un'intervista con uno dei tanti giovani che domenica scorsa si sono mobilitati in Italia in solidarietà con le mobilitazioni francesi contro la Loi Travail. E poi ancora una chiacchierata, intervista con un giornalista che ha seguito il Salone Internazionale del Libro di Torino ed ha parlato con noi della possibilità di tornare a mettere insieme le piccolissime e medie case editrici con le edicole, per aumentare le occasioni di vendita e rendere le edicole ancora più strette nel rapporto editoriale con il loro territorio. Bene, questa è stata la nostra ricca giornata di oggi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo comunque domani alle 9.30 con la traccia musicale, alle 10 con